Lei ha sottolineato questo, diciamo, questa unione inscindibile tra copyright e trattamento dei dati, quindi non ci può essere una normativa efficiente sul copyright all'epoca del digitale se non c'è un'efficace tutela dei dati. Quindi io lascio la parola ad Anna Collaps, del Garante europeo dei dati personali, cosa si sta facendo in Europa. Grazie, in effetti devo dire che gli spunti di questa discussione sono assolutamente interessanti e mi permetto di commentare su alcuni punti. Per rispondere alla domanda in maniera diretta, io vorrei muovere da una prospettiva, oggi nel mio contributo, che in qualche modo guardi sinergicamente alle discipline, ai sistemi di valori, dei sistemi normativi della protezione dei dati personali e del copyright, del diritto d'autore e più in generale alla proprietà intellettuale, al sistema di proprietà intellettuale. E questo nel tentativo di evidenziare sinergie, contraddizioni, sfide comuni e ipotizzare delle risposte regolative che possono dirsi in qualche modo appaganti o fortune. Questo ruolo o meglio, il tema della sinergia tra discipline, il tema della sinergia tra diritti, è stato oggetto di, quindi, diritto d'autore, diritto alla privacy, alla protezione dei dati personali. Il tema della sinergia tra discipline e diritti è stato oggetto di una particolare analisi da parte del Garante europeo della protezione dei dati. L'European Data Protection Supervisor ha, nel contesto delle istituzioni europee, quindi a livello esclusivamente europeo, ha detto, lanciato un dibattito che non riscontrava precedenti, un dibattito volto a scatenare una riflessione sulla tutela dell'individuo che possa dirsi efficacemente coerente, a prescindere da se tale individuo sia in qualche modo data subject, cioè destinatario della normativa di protezione dei dati personali, sia consumatore ai sensi del diritto della concorrenza, sia utente. Ecco, da questa riflessione sull'esigenza di assicurare la tutela coerente dell'individuo nel corso della sua esperienza digitale, muove quest'idea molto cara, garante della coherent enforcement, cioè dell'applicazione coerente nei diversi settori del diritto, e nasce l'idea, l'iniziativa promossa dal garante stesso della Digital Trading House, su cui sarei anche lieta di lavorare più in avanti, che non è altro che un network di attività senza precedenti volto a porre attorno allo stesso tavolo regolatori e quindi autorità responsabili dell'applicazione delle norme sulla protezione dei dati, ma anche sulla protezione dei consumatori, fino anche autorità incaricate dell'applicazione del diritto della concorrenza. Quindi l'idea questo semplicemente per sottolineare come il Garante europeo è assolutamente consapevole e soprattutto interessato e sino anche preoccupato dell'aspetto rivestito dal concetto del valore del dato, da quale sostanzialmente possono essere le implicazioni per la struttura dei mercati stessi. Però su questo sono felice di tornare più avanti. Ora, dicevo, approccio sinergico, approccio comparato tra le discipline. Naturalmente, qualsiasi operazione di confronto tra discipline può essere un'operazione rischiosa, perché piuttosto che evidenziare delle sinergie potrebbe produrre l'opposto risultato invece di evidenziare delle discrasie insanabili e quindi evidenziare, portare alla luce quasi l'impossibilità di conciliazione tra scopi, strumenti, interessi e in definitiva diritti. Non ritengo sia questo il caso del rapporto tra la protezione dei dati personali e la disciplina del copyright, il diritto di autore. E questo perché, d'altro vero, che a un primo sguardo, a una prima occhiata, in qualche modo proprietà intellettuale, quindi mi riferisco al sistema più ampio, e il diritto alla protezione dei dati personali, più che parenti vicini, sembrerebbero parenti lontani.
e soprattutto se si considera in qualche modo la sanità culturale del sistema di diritti IP a confronto del sistema di protezione dei dati personali. Lo si è sentito prima con il dottor Puntarelli, soltanto di recente il diritto alla protezione dei dati si è affrancato e quindi si è reso indipendente dal diritto più specifico alla riservatezza della vita privata e alla privacy. Sostanzialmente si supera questa prima rappresentazione del rapporto tra i due sistemi, a mio avviso si può scorgere più chiaramente, più precisamente, come entrambi, quindi proprietà intellettuale e protezione dei dati, abbiano una matrice culturale in qualche modo comune, perché volta alla protezione degli interessi del portatore del diritto, del titolare del diritto, del rights holder. Questo è vero sia nel caso di soggetto intitolato alla protezione dei dati personali, che noi chiamiamo data subject, sia nel caso del soggetto intitolato alla protezione delle proprie opere, delle proprie creazioni. Sulle interazioni ancora, se mi è permesso, viene spesso dimenticato che in realtà entrambi i sistemi, e qui naturalmente assumo la prospettiva, indosso il cappello del regolatore in termini europei, va spesso dimenticato che entrambi i sistemi sono stati concepiti nel contesto dell'Unione Europea e trovano accoglimento nel contesto dell'Unione Europea per servire gli scopi del mercato comune. E questo è ancora più vero, particolarmente più vero nel caso della protezione dei dati personali. Viene senz'altro detto che quello della privacy, quello della protezione del dato è un diritto fondamentale. La protezione però di questo diritto fondamentale passa attraverso la promozione della libera circolazione del dato personale, che è un principio da cui necessariamente partire. E ancora sulle interazioni, credo poi di toccare anche necessariamente dei punti in questo modo sollevati prima. Incredibilmente entrambi i sistemi, entrambi i fenomeni, quello del diritto d'autore, e naturalmente io non entro nei dettagli tecnici, ma cerco di assumere e di conservare una prospettiva sempre puramente di privacy e data protection. Ecco, incredibilmente quei sistemi si avvalgono e si cibano della stessa materia grezza, dello stesso raw material, come detto prima, il flusso di informazioni, i dati. E ritengo che questa comune derivazione pragmatica in qualche modo sia particolarmente evidente nel caso del fenomeno del text and data mining, che è un processo dinamico cui esperti di copyright, ma anche ormai le protezioni dati personali stanno cercando di, in qualche modo, rappresentare appunto un crescente oggetto di analisi. In particolare, su questo magari potremmo tornarne più avanti, il text and data mining solleva degli importanti interrogativi, dei cruciali interrogativi, sia per il copyright sia per la protezione dei dati personali, ponendo in qualche modo il dubbio e sollevando appunto interrogativi particolarmente seri rispetto a principi basici della protezione dei dati personali, quali la data minimization, quindi la necessaria minimizzazione dei dati, e il principio del purpose limitation. In particolare il legislatore europeo, nella proposta di direttiva sul copyright, sta costruendo il fenomeno del text and data mining come eccezione al sistema normativo del copyright stesso, quindi consentendo nei limiti in cui questo in qualche modo serva agli scopi di ricerca. Naturalmente lascio agli esperti seduti a questo tavolo di diritto d'autore e proprietà intellettuale discutere eventualmente in che termini poi il concetto di innovazione anche tecnologica possa in qualche modo ricadere nel concetto più ampio o meno ampio di ricerca. Ulteriore punto sull'interazione tra due sistemi. In qualche modo anticipato prima nel commento al discorso di Buttarelli, il tema della digital disruption, di questa rivoluzione che in qualche modo in maniera importante, consistente, attraversa e rivoluzionaria, se mi è concesso, attraversa i mercati digitali e i mercati online. Ora, a mio avviso, entrambi i sistemi, gli IP rights e protezione dei dati personali, fronteggiano in egual modo le logiche della digital disruption, in qualche modo le conseguenze della logica quasi tapliniana del move fast and break things. In effetti a fianco del fenomeno della disruption digitale vorrei evidenziare poi un parallelo e
importante e interessante fenomeno che toccato anche prima nell'intervento che mi ha preceduto, che è quello in qualche modo della concentrazione, della crescente concentrazione nei mercati digitali. Questo è un tema caro al Garante Europeo della Privacy, all'European Data Protection Supervisor, che nel 2014 ha per appunto scritto un'opinione, la prima vera opinione in ambito europeo sul tema, che guarda una prospettiva comparata la protezione dei dati e il tema della concorrenza sulla base di un assunto che è di una istruzione, anzi, che è stata fatta dall'OECD per l'appunto, cioè di come i mercati digitali tendano incredibilmente ad una concentrazione al potere dei pochi, forse dei migliori ma dei pochi, e di come in realtà questa tendenza sia una tendenza tendente all'oligopolio, se non addirittura monopolista. E la dice Tringhaus che nominavo prima riguarda e in qualche modo si applica a questo discorso, un discorso che non si applica direttamente, le cui immediate conseguenze non sono i principi soltanto nei confronti del diritto alla concorrenza, che può in qualche modo essere e apparire un po' lontano dagli scopi di questa discussione, ma posso credere che non lo sia, ma ha delle conseguenze sicuramente vincibili e importanti anche dal punto di vista della struttura dei mercati dell'informazione stessa. Lo si diceva prima, la detenzione, il controllo su dati personali è senz'altro potere e sovranità. L'Unione Europea ha guardato e si è espressa nel senso del rapporto tra IP rights e data protection. L'ha fatto ricollegandomi all'approccio giurisprudenziale che mi ha preceduto, lo ha fatto con due importanti sentenze, due preliminari nel 2011 e nel 2012, e in quel caso, nel caso Salam, la Corte affermò che in qualche modo un social network non poteva subire l'obbligo di dover installare un sistema di scansione, monitoraggio e filtro dei contenuti online che riguardasse in modo generalizzato e indiscriminato tutti i suoi utenti, al fine di riscontrare delle violazioni del diritto d'autore, quindi al fine di impedire l'uso illegale di prodotti audiovisivi e musicali. E questo perché? Perché la Corte ritiene che in qualche modo nel rapporto tra diritti non risultava essere sufficientemente e con successo espletato e svolto il test della proporzionalità e della necessità. In altre parole, la misura che veniva imposta alla piattaforma era una misura non necessitata e non proporzionata rispetto della logica del bilanciamento con altri diritti importanti, anzi fondamentali, come quello della privacy e la protezione dei dati personali. Nello stesso arco temporale, per le stesse ragioni sostanziali, il Parlamento per la prima volta esercita il potere che gli è stato riconosciuto dal Trattato di Lisbona, rigettando la ratifica di un trattato internazionale, l'ACTA, l'Anti-Counterfeiting Trade Agreement, dicendo sulla base delle stesse ragioni sostanziali di bilanciamento con altri diritti fondamentali, e lo fa con un convincimento così compatto e unitario da addirittura rendere superfluo il ricorso all'opinione della Corte di Giustizia in materia. Mi avvio alla conclusione. La tematica prima discussa della ricognizione del monitoraggio automatico appunto dei contenuti, soprattutto da parte delle piattaforme che in qualche modo sono responsabili del cosiddetto user generated content, cioè di quello sostanzialmente trasferito e caricato direttamente dall'utente e prodotto dall'utente, ritengo sia una questione abbastanza emblematica di come il giusto bilanciamento, un bilanciamento tra diritti nel contesto online e digitale vada cercato con una certa solerzia, probabilmente, senza dimenticare anche l'aspetto naturalmente della qualità della risposta regolatoria. E dico questo perché, come in qualche modo anticipato, il Parlamento e il Consiglio sono nella fase di discutere e di negoziare appunto la direttiva sul copyright, che prevedeva in maniera ben più consistente l'implementazione della tecnologia di ricognizione appunto dei contenuti delle piattaforme, ma che continua a prevedere come possibile forma di misura
volta a conservare e preservare gli interessi dei rights holder, la possibilità di implementare la tecnologia stessa. Quindi questo obbligo si applicherebbe sostanzialmente a quei provider, ai information site service provider, che in qualche modo diano accesso al pubblico a grandi quantità di lavori protetti da diritto di proprietà intellettuale. Quindi ancora una volta, ed è per questo che parlavo di solerzia nella risposta regolativa, è importante che il test della proporzionalità e della necessità di tali misure sia operato con una certa attenzione. Quindi per concludere, io ritengo che, insomma, io ho cercato di adottare appunto questa prospettiva comparata e anche più generale e basica da un certo punto di vista. Ritengo non vi sia contrapposizione tra gli interessi della proprietà intellettuale e quelli della protezione dei dati personali. Piuttosto ritengo che privacy e libertà di espressione, libertà di creazione e di innovazione siano in qualche modo vicendevolmente dipendenti, e questo perché occorre che all'individuo venga riconosciuto uno spazio di sostanzialmente riservatezza, uno spazio privato, affinché questo si possa sentire libero di esprimersi, di innovare e di creare, si possa sentire libero di autodeterminarsi. Come dicevo prima, la libertà di autodeterminazione è in qualche modo la quintessenza stessa del diritto di privacy. E tuttavia gli attuali trend di big data, di IoT e di machine learning, che hanno senz'altro apportato dei benefici incredibili alla società odierna, sollevano però dei interrogativi importanti e seri circa la compatibilità con alcuni principi fondamentali della data protection. Ho parlato prima della minimizzazione dei dati, del purpose limitation, trend che in qualche modo sembrano essere in grado di minare che cosa? La possibilità che l'individuo sostanzialmente sia nel pieno controllo della propria esperienza online, della propria esperienza digitale, un potere di controllo sulla stessa che viene minato da una mancanza di consapevolezza o comunque di autenticità nella consapevolezza mentre si fruisce di contenuti e appunto si è investiti e si è protagonisti in qualche modo della propria esperienza online. Prima Cottarelli, veramente qui concludo, parlava di approccio etico, dell'esigenza di superare la settorialità delle norme della data protection, e sicuramente questo è un interrogativo giusto a cui è doveroso pensare in termini di appunto appuntamento di una risposta, e in tal senso ricordo anche per rispondere al punto di prima della responsabilizzazione, che è appunto la volontà forse più importante del nuovo regolamento privacy, è questo concetto di accountability. L'abbiamo sentito dal rappresentante di Google, senz'altro potere, sovranità sui dati comporta una grande responsabilità, non possiamo che essere d'accordo. Probabilmente l'idea di responsabilità e responsabilizzazione è la traduzione non pienamente corretta del concetto di accountability, che ricomprende un insieme di misure molto più importanti, che va ben oltre la compliance alle norme specifiche contenute nel GDPR, ma che testimonia in qualche modo la consapevolezza e la possibilità che l'impresa metta, se non al centro, ma tenga importantemente in conto gli interessi e i diritti fondamentali dell'individuo, tra cui quello della protezione dei dati. Grazie alla Colaps, e ascoltando gli interventi dei relatori volevo fare una domanda al professor Gambino, ma la faccio da utente, non la faccio né da giornalista né da osservatrice, diciamo da un palcoscenico privilegiato, insomma, che è quello del giornalismo che si occupa di economia digitale, la faccio da utente. Mi chiedo se in questo incontro-scontro tra i regolatori, i giuristi che tentano in qualche modo di regolare un mercato che è quello digitale, che diventa sempre più difficile da imbrigliare, e invece la facilità con cui gli over the top in generale, le aziende di internet, danno la possibilità all'utente di fruire di contenuti, servizi e quant'altro in maniera molto semplice, l'utente medio non si trovi un po', come dire, senza bussola.
ora penso al GDPR, cioè questo grandissimo dibattito sul GDPR a maggio entra in vigore, mi chiedo però l'utente medio quanto ne sappia di questa cosa e quando in qualche modo si possa responsabilizzare a proposito di accountability in senso più ampio possibile. Prego. L'utente medio ha un difetto che è normalmente molto pigro e la pigrizia oggi è un po' la connotazione dell'epoca postmoderna, e cioè abbiamo rispetto al dopoguerra la pancia un po' più piena, evidentemente siamo meno legati a battaglie di militanza e valoriale, ci siamo ingordissiti. E a un certo punto, se qualcuno ci offre degli strumenti per facilitarci la vita, siamo solo grati. E questa è la fotografia dell'utente medio. Poi ci sono quelli che invece fanno le battaglie in un'ottica ideale, idealista, magari ideologica. Ci sono altri che lo fanno per interessi. Però, insomma, il corpaccione dell'utente medio è un utente che ha trovato nelle tecnologie una risposta immediata a piccole esigenze quotidiane. Io ho un treno oggi pomeriggio, al volo posso cambiare il biglietto, cosa che non potevo fare, dovevo attaccare al treno, non funzionava, dovevo andare in stazione, insomma, per cui questo è l'utente medio. Allora, davanti a questo è evidente che diventano fondamentali gli altri attori, non l'utente medio. Cioè l'utente medio è questo, gli altri attori che invece sono gli attori della cultura, dell'approfondimento scientifico, delle imprese, legislativi, delle authorities, sono invece, tra virgolette, soggetti qualificati, professionali, che stanno su quei temi con un obiettivo, che può essere anche un obiettivo di studio, di conoscenza culturale. E quindi, se si sgombra il campo da questo falso problema che sia poi l'utente a beneficiare o non beneficiare di queste soluzioni, forse riusciamo a ricomporre questo mosaico complicato. Il primo percorso che mi permetto di segnalare è che chi affronta questi temi deve necessariamente seguire un metodo che gli studiosi richiamano come metodo analitico, viene dalla filosofia antica. Poi c'è un altro metodo che invece è un metodo sintetico, che è da allontanare, non va bene quel metodo. Il metodo analitico è quando uno vede un testo normativo, una regola, un testo che dà dei riferimenti e lo comincia a studiare per quello che significa quel testo. Il metodo sintetico invece dice: ma qui c'è un testo, qui c'è un altro, qui c'è un altro, io la penso così, lui la pensa in un altro modo, poi io c'è questa tendenza, eccetera, e reinterpreta quel testo a livello di una visione del mondo. Questo va veramente allontanato dentro questo discorso. Quando all'inizio diceva via l'ecosistema digitale, perché ci fa incorrere in questo errore. Il dibattito privacy, diritto d'autore, da un punto di vista del metodo analitico, non hanno punti di contatto. Non possono avere punti di contatto, perché il tema privacy portato alla radice è veramente legato ai diritti inviolabili. Il tema diritto d'autore è solo un pezzo, la matrice morale è legata ai diritti inviolabili, gli altri no, sono diritti patrimoniali. Allora, fin tanto che noi dobbiamo avere un ordine delle cose, sappiamo che la persona viene prima del patrimonio. Poi potremmo dire nell'età postmoderna viene prima il patrimonio della persona. Io non faccio quel tipo di battaglia, io faccio una battaglia per cui la persona viene prima del patrimonio, e questo tutto il sistema legislativo e costituzionale è in quella direzione. Poi lo potremmo cambiare, no? Potremmo dire che si sta sgretolando, però rebus sic stantibus, questa è la dimensione. E quindi non ci sono effettivamente punti di contatto, tanto è che è stato ben detto dalla dottoressa che coadiuva il garante europeo, poi prevale nelle decisioni concrete il diritto inviolabile, non prevale il diritto patrimoniale. Perché sono cose, l'unico tentativo che è stato fatto in Nord America di assimilare il diritto d'autore con i temi dei diritti della personalità è quando a un certo punto nell'ambito delle persone famose, le persone celebri, gli sportivi, a un certo punto si è detto: ma non esisteranno dei diritti della personalità che si possono coprire col copyright? In Italia il nostro sistema dice di no, tant'è che
tutto il mondo, anche delle manifestazioni sportive, non utilizzano il copyright con riferimento ai contenuti delle performance sportive, perché non lo possono fare, è tutto negoziale, al limite legato al mercato, al limite legato alla titolarità degli asset che sono coinvolti, ma non si sconda la categoria del copyright, perché ha una matrice che è strettamente legata a una ottimizzazione economica del bene, mentre l'altra è una matrice personalistica. Questo è un quadro dunque importante, perché altrimenti diventano temi che alla fine ognuno può dire quello che vuole, ed è giusto che ognuno dica quello che vuole, però poi dentro questi temi chi ha una sua qualificazione deve invece fare il suo mestiere. Nel mio piccolo io cerco di fare il mestiere di quello che prova a reinserire nel disegno costituzionale e ordinamentale questi fenomeni. Mi sembra poi molto interessante il tema del dato, perché il tema del dato è, certo, ci verrebbe da dire i dati sono miei e guai a chi me li tocca, ma davvero i dati sono sempre miei? E cioè la statistica su cosa si fonda? Su comportamenti, e qualcuno si è mezzo azzardato di dire no, io non posso essere inserito in quel campione statistico perché mi va della mia identità personale, ma quando mai? Allora bisogna vedere a che livello di elaborazione siamo del dato. È ovvio che se il dato è una proiezione esterna della propria personalità e quindi c'è una riconoscibilità sociale di quel dato e quindi un dato potremmo dire identitario, per carità, quel dato è preziosissimo e guai a chi me lo tocca. Ma se quella è una rielaborazione per cui alla fine diventa un comportamento, un numero, che dove si spoglia la parte intrinsecamente umana, personale, ma vogliamo davvero fare questa battaglia di retroguardia e dire che quel dato comunque, siccome è stato desunto da un mio comportamento, mi appartiene? Allora questo, con molta onestà intellettuale, è un dibattito che va fatto, perché altrimenti arriviamo a due ideologie distinte e distanti, quella che appunto tutto intangibile perché promana dal mio essere, quelli che dicono invece è così come dici tu, però tanto, è la sua domanda, alla fine i player sono altri che fanno un po' quello che mi pare. Allora, proprio per evitare che i player facciano quello che vogliono, dobbiamo mettere dei paletti, dei confini, e quindi andare ad identificare quando quel dato effettivamente arriva a ledere la mia identità personale, quando invece sono bravi, l'hanno accaparrato, si sono visti che io navigavo cercando lavatrici su internet e adesso mi arrivano tutti i banner con le lavatrici. Poi bisogna vedere che sono efficaci, perché normalmente arrivano dopo che uno già l'ha comprata e quindi poi viene bombardato di queste offerte quando dice ma che noiosi che non hanno ancora capito che io già l'ho comprata, perché mi contiene, questo ho fatto l'esempio della lavatrice, ma i viaggi che facciamo, no? E lì c'è quella, grazie al cielo, i grandi limiti dell'intelligenza artificiale, che ha dei grandi limiti e quindi alla fine, fondandosi sui algoritmi, anche loro ragionano in termini statistici. E il tema che mi interessa molto da vicino è come l'interprete effettivamente talvolta applica invece il metodo sintetico anziché quello analitico. L'esempio che ci faceva Passini, che ha detto la decisione è ineccepibile da un punto di vista tecnico, e in realtà è già un atto di accusa, perché quando uno dice una sentenza è ineccepibile da un punto di vista tecnico sta riducendo l'ineccepibilità e quindi sta sostanzialmente dicendo ti salvo che l'hai scritta con una tua logica intrinseca, questo significa ineccepibilità tecnica, ma poiché le sentenze devono avere anche una logica estrinseca, perché se devono radicare poi su dei punti fermi, dal punto di vista del punto fermo dice qui tu l'hai agganciata a una normativa che forse non doveva essere agganciata, doveva essere in realtà l'altra direttiva, quella sul commercio elettronico, che invece se poi si fa un po' di fatica all'interprete sarebbe arrivata la stessa identica conseguenza, anzi io aggiungo forse sarebbe arrivata a conseguenze anche ancora più punitive, perché se noi applichiamo l'illecito aquiliano non ci sono margini,
Perché una volta che il danno viene dimostrato, non c'è la finzione di legarlo a una royalty o alla reversione degli utili che diventano anche qui algoritmi. No, no, qui sul campo si vanno a vedere tutta una serie di danni che realmente si sono conseguiti, e a questo punto magari il risarcimento del danno è ben più ampio della mera riproduzione come comunicazione al pubblico, che invece è standardizzata dentro le maglie tipiche economicistiche del diritto d'autore. Allora, questa direi anche pigrizia dell'interprete, che è un pochino lo specchio di questa pigrizia latente in questo periodo storico, è quella poi di cercare di trovare una soluzione facile, perché certamente è molto più facile tu pur dire queste sono tutte forme di comunicazione al pubblico, è inutile che mi vada a cervellare per capire se all'interno ci sta o no una vera corresponsabilità, perché sono io che ho partecipato a questo illecito. E poi però il grande limite è che il caso singolo o singolo sembra equo, perché capire un soggetto che si chiama Pirate Bay va ovviamente sanzionato per definizione, perché ti chiami così, tu devi essere sanzionato, e io sono d'accordo, deve essere sanzionato proprio per il nome che ha. Però, visto che anche qui ognuno di noi deve fare la sua parte, se lo applichi attraverso un principio che è in distonia con la norma, poi dopo ci cascano dentro altri 15-20 casi che oggettivamente non sono pirate, ma sono viceversa attività legittima di chi cerca di semplificare la vita dei consumatori. E quindi è una cosa nello scenario postmoderno buono, perché alla fine questa gran massa di persone, e io mi ci metto dentro, ringraziamo molto se mi danno quel tipo di... Quindi la mia è una risposta forse un po' dissacrante, ma che vorrebbe selezionare all'interno del mare magnum dei provvedimenti che riguardano l'applicazione giuridica con riferimento alle nuove tecnologie, la prevalenza di una ratio che sia fondata però sui testi, sui normativi. Dico un'ultima cosa che era particolarmente importante anche questi nei vostri interventi. L'autorità di garanzia delle comunicazioni effettivamente ha una sua struttura che riesce a mettere insieme economia e diritto, e quindi riesce, rispetto all'autorità giudiziaria ordinaria, a fare un po' quella miscela di interessi legati al mercato, legati alla nostra pigrizia, e in realtà la parte bella di questa pigrizia è l'utilities, no? L'idea che ci sono delle utilità che sono aperte a tutti e quindi vanno salvaguardate queste utilità, che è il tema proprio dell'infrastruttura. Quando il nostro amico qui dice il dato come infrastruttura, ha centrato il tema, perché se siamo poco ideologici è ovvio che il dato spogliato di quella matrice fortemente identitaria, certo che è infrastruttura. E allora alcuni amici devono aprire le loro banche dati e darle a tutti se sono essential utilities, e lì si apre un'altra tensione. Però è interessante, perché significa che nel momento in cui infrastruttura c'è una posizione dominante o addirittura un monopolio, così come si è imposto a Telecom, si imporrà anche al detentore di questa infrastruttura, dato della rete, di aprire la sua cassaforte e di distribuire anche ad altri soggetti che vogliono agire in quel settore il tema del dato. È una soluzione molto radicale, però questa è la conseguenza dei temi infrastrutturali. E allora perché è importante l'autorities piuttosto che un'autorità giudiziaria ordinaria? Perché le authorities sono i giudici dei diritti dentro il mercato. Mentre l'autorità giudiziaria ordinaria gliene importa relativamente poco del mercato, ma gli interessa di verificare che c'è un diritto soggettivo, una norma, un oggetto di quel diritto soggettivo, un'eventuale lesione in ambito negoziale o extracontrattuale, e poi tutto viene a cascata. Invece dentro le authorities non si pongono il problema dei diritti soggettivi, si pongono il problema di quegli interessi, tra cui anche quelli degli utenti, che in una composizione equilibrata del mercato consentono a tutti gli attori di fare la loro parte senza mai prevaricare sull'altro, e quindi una mediazione che si fa all'interno dell'AGCOM.
E il dibattito sul diritto d'autore sconta questa mediazione, perché i puristi dicono non va dentro la GCO. Il diritto d'autore invece, nella sua matrice, soprattutto quella personalistica, quindi come estrinsecazione della propria, del proprio talento, ha bisogno del presidio dell'ordinamento giudiziario continentale, che è l'autorità giudiziaria ordinaria. L'autoritas invece fa troppe mediazioni e quindi alla fine può arrivare a trovare delle soluzioni che sono poco rispettose dell'altro corno del problema, il tema invece della protezione anche dei dati personali. E quindi quando arriva un ordine dell'autorità, si dice fai così, disvela se davvero lì dentro ci sono una serie di violazioni del copyright e impone a qualcuno di disvelare quel segreto, la GCOM potrebbe arrivare a dire, per un discorso di efficienza del mercato, va bene, facciamolo, poi vai davanti all'autorità giudiziaria ordinaria e potrebbe dire no, questo non si può fare. Il convitato di pietra qui è l'assenza della norma di copertura costituzionale. Anche qui facciamo il nostro mestiere, soprattutto Bassini, e beh, queste autorities dove si appendono? Da dove entrano? Non c'erano nel 1948 quando abbiamo scritto la carta costituzionale, e quindi bisogna inserire la carta costituzionale, altrimenti arriviamo a un dibattito davvero surreale, dove davvero l'ecosistema digitale prevale sull'architettura normativa dello Stato, perché è ovvio che le autorità sono tutte legittime perché hanno una legge costitutiva, derivano dall'Unione Europea, dalla loro comunità economica, quindi le troviamo le norme di riferimento. Beh, però è diverso se ci fosse un capitolo all'interno dell'architettura costituzionale che ovviamente ha soltanto tre poteri, tre sono, legislatore, esecutivo e magistratura. Questo quarto potere che è un pezzettino è legislativo, è perché comunque voi non vuoi la legge del Parlamento, e quindi poi potremmo dire che sono indipendenti, ma insomma, apro la parentesi, l'autorità antitrust, forte e di grande rilievo anche oggi sul mercato, nasce nel 1990. Nel 1990 quella che si chiama Prima Repubblica, lei è un giornalista ovviamente molto interessato a questo, stabiliva che l'elezione nel caso dell'antitrust fosse a carico dei due presidenti dei rami delle Camere. Chi erano i due presidenti di Camera e Senato? Si davano all'opposizione. Eravamo in un ambito storico dove c'era la Presidenza della Repubblica di un certo colore, la Presidenza del Consiglio, spesso derivava ovviamente la Presidenza della Repubblica, e poi i due rami si davano a quella pluralità di altri partiti di cui uno certamente era l'opposizione. Grandi nomi, Nilde Iotti, ci ricordiamo, Presidente della Camera, Pietro Ingrao, ed era l'opposizione strutturale, direi, nel sistema italiano. Un altro era normalmente nel pentapartito e rappresentava uno spago. E quindi quando questi due di persone si trovavano a cena, dicevano adesso nominiamo il Presidente dell'Antitrust, ovviamente rappresentavano una pluralità di interessi che consentiva di avere un Presidente, diciamo, che rappresentava la pluralità. Legge del 90, legge antitrust. Poi cambia il sistema elettorale, chi vince prende tutto. Chi vince prende tutto e prende sia la Presidenza del Senato e il Presidente della Camera, che sono di fatto lo stesso colore politico del governo. E loro si riuniscono e nominano il Presidente dell'Antitrust. Non è differente. Vedete quanto c'è bisogno di un'impostazione costituzionale per questo? Grazie. Grazie, professor Ramiro. Noi abbiamo ancora un quarto d'ora. Per cui, se voi siete d'accordo, io farei un velocissimo secondo giro di tavolo, però non più di 3 minuti ciascuno. Inizio con Andrea Stazzi, perché insomma non sei stato direttamente nominato, però indirettamente un po' a tutti gli interventi, quindi non so se volevi ribattere. Grazie, sì. Molto interessante questo dibattito, averlo ascoltato, perché mi sembra sia emersa con forza l'importanza di un approccio a questi temi così complessi e con tante sfaccettature, che sia multidisciplinare e informato, insomma, alla luce delle varie scienze, dei vari aspetti che vengono in essere, si è richiamata la tecnologia, l'economia, l'ambito politico, giuridico. Le due parole chiave emerse a più riprese, in particolare dagli interventi della rappresentante del Garante europeo e del professor Gambino, mi sembra siano bilanciamento e accountability.
Ecco, baserei la mia risposta su questi due punti, nel senso che ho sentito alcune cose che mi sembravano un po', diciamo, valga la pena una piccola replica, perché sono un po' quei concetti che sentiamo tanto spesso nel dibattito. Ci stiamo parlando in questa sede di privacy, di diritto d'autore, e sono emersi in questo dibattito alcuni aspetti che chiamano naturalmente in essere, insomma, poi la tutela dei consumatori e la concorrenza. Occorre però, credo, quando si affrontano questi temi, al di là dell'approccio, diciamo, di parte, dell'approccio di un'industria piuttosto che l'altra, occorre stare un po' su alcuni punti fermi dal punto di vista delle dinamiche del mercato. Faccio due esempi. Si è parlato del rapporto, della questione dell'editoria digitale. La questione dell'editoria digitale è una rivoluzione molto complessa, che insomma conosciamo chiaramente quanto gli editori abbiano faticato, stiano lavorando duramente in tutto il mondo per adeguarsi e per trovare nuovi, ulteriori, più forti punti di business nel digitale. È fondamentale però evidenziare come questo sia un processo che non dipende da centrocampisti, difensori o qualsiasi altra cosa, ma dipende dalla tecnologia. È come se, io lo sentivo quando lavoravo un po' di tempo fa su un altro campo, l'attività per le comunicazioni, qualcuno si lamentava del crollo delle revenue dagli SMS legato all'avvento dei servizi online. Sì, è vero, ma è la tecnologia, è il progresso, l'innovazione non si riesce a fermare, però qualche centrocampista può aiutare a passare più facilmente in realtà al digitale, di come è stato accennato purtroppo anche in questo dibattito. In realtà, numeri alla mano, diciamo, le dinamiche sono un po' diverse da quelle che leggiamo troppo spesso, penso, sui giornali, insomma, su fonti di informazioni varie. Purtroppo, ecco, si diceva prima come l'informazione a volte si riproduca in modo strano oggi. I nostri rapporti con gli editori sono molto forti, stiamo lavorando con loro dal 2015, in particolare con la Digital News Initiative, che ha messo a sistema una serie di collaborazioni che stanno mettendo a punto. Abbiamo allocato un fondo di 150 milioni di euro in questi due anni, meno in realtà. Abbiamo allocato già 73 milioni di euro a 359 progetti da 29 paesi e provveduto a fare training per 100.000 giornalisti nell'utilizzo delle tecnologie digitali, perché c'è anche un fatto di educazione all'utilizzo degli strumenti che è fondamentale. Questo si ricollega al discorso che vorrei chiudere tra due minuti sul concetto di accountability. Quindi crediamo fortemente. Ecco, se invece parliamo del fatto che le piattaforme possano controllare il discorso della pubblicità attraverso la profilazione e quindi trarre profitto a scapito dei giornali, che hanno un problema molto grande al di là della pubblicità, della questione delle copie, evidentemente. Numeri alla mano sempre, una ricerca di Deloitte nel 2016 dimostra come il traffico, che equivale a 10 miliardi di click al mese, che viene da Google gratuitamente ai giornali in alcuni paesi principali, Francia, Spagna, Germania, UK, ha avuto il valore al 2016 di 746 milioni di euro. Stiamo parlando di un centrocampista che si dà parecchio da fare, mi sembra, per cercare di fare il suo, che fa parte proprio di quel concetto di accountability che stanno dicendo. Non basta, come diceva tanto il garante europeo per l'accountability e la compliance, ci vuole un lavoro proattivo, perché chiaramente c'è chi è più avanti perché è nato nel digitale, e chi è più avanti, nel caso nostro, insomma, mi sembra che sia abbastanza da fare. L'altro esempio, altri due esempi sono Content ID e
è a campo personale. Content ID non ce l'ha chiesto nessuno. Content ID è uno strumento tecnologico che va oltre il Magnificent Dragon, il Magnificent Action, quello che volete, e abbiamo messo in piedi autonomamente, su base regolamentare, per fornire a chiunque sia titolare di diritto d'autore lo strumento per decidere autonomamente cosa fare con quel diritto d'autore. Vorrei anche qui citare un paio di cifre, mi limito a un paio di cifre, per ricordare che, per esempio, YouTube ha dati sempre l'anno scorso, ha riversato sull'industria musicale 3 miliardi di dollari e ha diretto per Google Play 7 miliardi di dollari, con meccanismi che sono gestiti, in caso di Content ID, direttamente dal titolare del diritto, che può decidere se monetizzare, se ritirare quel contenuto, se decide di non monetizzarlo e così via. Cerchiamo di dare massimo empowerment, massima libertà al titolare del diritto di azione. Stesso discorso sul fronte privacy, che diventa diverso. Qui entriamo ancora più chiaramente in quello che questo cammino ricordava come centralità della persona nello scenario, insomma, quello della privacy è ancora più chiaro. Concetto chiave: libertà e controllo e trasparenza in capo all'utente, che decide attraverso questo strumento messo in campo grazie a un forte dialogo con le autorità garanti europee in particolare, facciamo dire con quella italiana tra le altre in particolare. Abbiamo, insomma, fatto tesoro della nostra esperienza e, insomma, messo in piedi tanti strumenti in questi anni. L'ultimissimo nato dal campo personale, l'utente ha la piena libertà di fare quello che vuole con i suoi dati, gestire come vengono. Ovviamente questo è lo stato della tecnologia, poi è chiaro che ci sono innovazioni continue e noi continuiamo a lavorare. Adesso la nuova grande sfida è la compliance per il GDPR, che insomma ci stiamo già lavorando in realtà molto, e occorrerà capire come muoversi in questo fronte tutti insieme, anche in questo caso in collaborazione con le autorità. E faccio qui un esempio fondamentale: il diritto all'oblio se ne ha parlato tanto, non lo ricamerò, ne ho parlato già il garante europeo prima. Si è citata la portabilità dei dati. La portabilità dei dati è un nuovo diritto introdotto a livello generale dal regolamento europeo sulla privacy. Mi fa molto piacere però citare che il regolamento europeo sulla privacy ha introdotto tante cose, ha creato un sistema fondamentale per il futuro per la tutela dei dati personali. Il diritto alla portabilità, nel caso nostro, esiste dal 2011, perché c'è stato un gruppo di ingegneri di Google che si è messo lì a lavorare, ha creato un sistema per cui l'utente di Google dal 2011 può prendersi i suoi dati, copiarli, portarseli via, eliminarli totalmente dal registro del datore. Ecco, questo, e faccio l'ultimo esempio concreto, il regolamento dell'ACIPAM, anche lì mi è caro perché in quel momento ero dall'altra parte, è un esempio, come è stato richiamato a più riprese in questo tavolo, anche insomma da più interventi, di come sia fondamentale per il bilanciamento. Sempre questa difficoltà sta emergendo, insomma, anche nel dibattito di oggi, per fortuna. Il bilanciamento che deve passare di tutti i diritti. Si è richiamato prima il rischio di dire mi arriva una segnalazione su una certa URL, le rinnovo tutte quelle che sono associate e così via. Oppure, stesso discorso, una segnalazione su un certo sito web lo elimino, non lo rendo più accessibile totalmente dagli utenti e non mi limita la singola URL. Ecco, quello è un altro caso di come questi interventi che riguardano iniziative economiche private devono rispettare poi la libertà di informazione in questo caso. C'è un articolo della Carta Europea dei diritti fondamentali, 54, che prevede che tutti questi interventi da parte di chiunque avvengono devono rispettare tutti i diritti, non andare oltre, non dimenticare nessuno sulla strada. Quindi il regolamento è un tentativo coraggioso, però il regolamento ha anche un altro beneficio, a mio avviso, che oggi non mi sembra, anzi si è detto, no, l'offerta legale, in realtà siamo abituati alla gravità. Anche qui non ci credate perché sono molto oltre, però l'offerta legale in realtà è la base di questo
spinta all'utilizzo maggiore dell'offerta legale, all'indirizzamento, noi lo facciamo tanto, anche degli stand, eliminando diciamo, poi i contenuti che hanno ricevuto una certa serie di segnalazioni fondate di violazioni di diritti d'autore, indirizzando verso l'offerta legale. Il regolamento ha spinto tantissimo in questa direzione. Quella è la strada sul tema di diritto d'autore, cioè a lavorare sul discorso cultura. E chiudo, stiamo sempre sul discorso accountability qui, chiudo su questo tema citando l'ultimo aspetto, l'educazione. Ecco, dal mio punto di vista, lavoriamo incessantemente su questo, è fondamentale, è un compito forte di chi ha più risorse, come nel caso nostro, di impegnarsi al massimo in collaborazione con le istituzioni. Per fortuna troviamo enorme riscontro e enorme supporto alle istituzioni nel lavorare per l'educazione degli utenti, perché purtroppo non sempre insomma, i cittadini in generale sono così attenti a queste dinamiche, ai rischi e all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione dagli operatori. Cito solo l'ultima iniziativa, solo l'ultima che è in corso, insomma, ci tengo in particolare, Digitali Responsabili, insieme al Garante della Privacy, dell'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni, della Partecipazione Polizia Postale e Altro Consumo. Stiamo girando le città, la prossima tappa è Palermo il 20 di ottobre, e poi il 27 a Napoli, poi la Firenze a Milano, abbiamo avviato a Roma a luglio, per spingere sempre di più i cittadini attraverso naturalmente la collaborazione con le istituzioni e con le associazioni del terzo settore a prendere consapevolezza del fatto che la rete è un mondo di opportunità, ma ha tutta una serie di questioni molto complesse, come abbiamo visto anche oggi, e bisogna utilizzare appieno gli strumenti che ci sono per difendersi o per trarre vantaggio economico, insomma, sul diritto d'autore, da questo mondo. Grazie. Grazie Andrea Stazzi, lascio la parola ad Anna Collaps, prego. Grazie, spero di essere davvero veloce perché il tempo sta scadendo. 5 punti. Neutralità tecnologica, come ho menzionato prima, è sicuramente un dato costante nei sistemi normativi che ambiscono a durare nel tempo, sostanzialmente, ad essere duratori, e sicuramente la questione del nuovo regolamento privacy, il GDPR, che va senz'altro accolta come elemento fondamentale, accanto ad una certa apertura verso sistemi più flessibili di regolazione. Alcuni specifici contenuti saranno infatti in qualche modo lasciati ad una parziale co-self regulation e all'emissione di linee guida da parte dell'ente che sostanzialmente prenderà il posto del nuovo dell'Article 29 Working Party, del gruppo di lavoro 29. Ad oggi, c'è da prevedere l'espansione anche in futuro, esistono nel contesto di quello che sarà il GDPR specifici forum di coordinamento, di scambio con gli industry, perché anche qui il punto di partenza è che naturalmente il confronto con le aziende e soprattutto con quelle virtuose sia essenziale. Quindi il punto non è fare della privacy, della compliance con la data protection un limite soltanto, o meglio un burden, un peso per l'azienda stessa, ma trasformarlo se possibile, laddove sia appunto realizzato nel migliore dei modi, in un vantaggio competitivo per l'azienda stessa. E questa è una prospettiva che non va dimenticata. Diritto alla portabilità, un punto fondamentale, evidenzia soltanto però un limite intrinseco allo stesso, che deriva dal fatto che ad oggi, allo stato del, o meglio dalla lettura del GDPR stesso, esso non copre i dati che sono inferiti in qualche modo, desunti dal comportamento degli utenti, ma i dati che sono forniti dall'utente alla piattaforma, insomma al provider del servizio stesso. Quindi ciò però non toglie l'importanza alla circostanza che appunto tale diritto sia stato in qualche modo implementato, sia pur con le sue modifiche, o meglio, limitazioni intrinseche e strutturali.
non tutto è stato detto, non tutte le informazioni, non tutti i dati sono dati personali. Era stato suonato prima che appunto questa tendenza non deve essere in qualche modo drammatizzata. Io invece vorrei rimarcare e vorrei lanciare, come dire, un monito opposto: attenzione a in qualche modo non dimenticare le possibilità di maggiore reidentificazione che si possibili dalle tecnologie attuali. Quella che vediamo al Garante è piuttosto una tendenza opposta ad una quasi scomparsa della distinzione tra dati personali e dati non personali. In qualche modo anche la Commissione europea ha avallato questo approccio, la riforma, o meglio la comunicazione sul free flow of data, di cui avete forse sentito parlare, sicuramente sentito parlare, si rivolge ai dati non personali, ma li regolamenta in un senso molto specifico, settoriale, senz'altro residuale. Dato personale come infrastruttura, il Garante ne è assolutamente consapevole, anzi, ripeto, ha iniziato il discorso a livello europeo. Attenzione però anche qui a a partire da tale circostanza come dato fattuale, che non necessariamente deve essere avallato, perché qual è il rischio? Il rischio è che si trasformi il dato personale in uno strumento di pagamento, in una currency, cosa che si verifica senz'altro al momento attuale, e che quindi rende i servizi che noi percepiamo come free, in qualche modo come gratuiti, non esattamente gratuiti, ma è un elemento fattuale da non essere in qualche modo avallato. Privacy, diritto fondamentale che deve, abbiamo sentito prima, in qualche modo che vince necessariamente l'eventuale conflitto con il diritto d'autore. Il mio punto era piuttosto quello di non cercare una necessaria contraddizione tra i sistemi che naturalmente perseguono delle finalità diverse. Privacy resta un diritto fondamentale al di sopra di altri diritti. La servenza tuttavia del GDPR e della precedente direttiva sulla protezione dei personali agli scopi del mercato interno, appunto, fu affermata dall'epoca allora avvocato generale della sentenza Bodininsky. Quindi è senz'altro vero decretarne, è possibile decretarne l'ambivalenza del diritto stesso senza naturalmente omettere di rimarcare che esso è un diritto fondamentale, che come tale deve essere considerato e posto al centro di ogni considerazione di business del futuro. Grazie Anna Collaps. Passo la parola a Bassini, poi Olivi e poi faccio chiudere il professor Gambino, se siete d'accordo. Prego. Signora, rapidissimo, perché non vorrei violare il diritto fondamentale al desco. Quindi, un articolo di un professore di diritto costituzionale americano, John Parkin, che parla di collateral censorship, cioè di censura collaterale, e utilizza questa metafora, se vogliamo, in un contesto, diciamo, generalista, che però comprende anche il ruolo dei fornitori di servizi di internet service provider e anche i gestori delle piattaforme in generale. Questa ricostruzione è stata ripresa nella sentenza Delfi, con questa è una sentenza molto importante che riguardava la responsabilità del gestore di un sito di informazione per commenti anonimi che erano stati collocati da utenti terzi e che non erano stati oggetto di una rivoluzione tempestiva. E due dei giudici della Corte europea osservano, esprimendo il loro dissenso rispetto alla decisione della Corte, che è nel senso di ritenere conforme alla libertà di espressione l'imposizione di una sanzione pecuniaria per questo portale, osservano che convalidando questa soluzione c'è un effetto di collateral censorship che viene a essere aumentato. Che cosa significa? Significa che se il soggetto che gestisce quella piattaforma, che può avere sempre il controllo del contenuto che colloca, che è sotto la sua diretta responsabilità editoriale, ma che non ha altresì un controllo sui contenuti di terzi, quindi i commenti che gli utenti possono collocare, per esempio in calce a quella notizia, se indotti a eliminare commenti nel timore di incorrere in possibili sanzioni derivanti oppure il pagamento, la corrispondenza del finanziamento dell'importo a titolo di risarcimento di un danno,
sta avranno una tendenza, matureranno una tendenza a cancellare quei contenuti. Questo che cosa significa? Significa che alimentare queste logiche condiziona evidentemente la discrezionalità del soggetto, cioè noi rischiamo, tanto più facciamo pressione sul ruolo di questo operatore, tanto più rischiamo evidentemente di alimentare una responsabilità editoriale che non dovrebbe esistere, non ci dovrebbe essere un controllo sui commenti terzi, non ci dovrebbe essere una responsabilità. E quindi collego al dibattito sulle fake news, che è un dibattito che non è stato, se non voglio aprire il vaso di Pandora, però se ci guardiamo intorno, io vedo due semplificazioni. La prima semplificazione è il richiamo al modello tedesco, che non c'entra assolutamente nulla con le fake news. Una legge tedesca che vuole contrastare qualcosa di diverso rispetto alla fake news. In secondo luogo, una tendenza a dire, va bene, siccome questi soggetti fanno business sulla pelle degli utenti, siccome questi soggetti guadagnano dalla circolazione di notizie, allora anche in presenza di contenuti che sono notizie palesemente false, dovremmo pretendere un intervento. Noi in Italia abbiamo avuto un disegno di legge firma di una senatrice Gambaro, che è stato introdotto alla discussione dello scorso febbraio in Parlamento, e che fortunatamente pare non avrà alcuna conseguenza, che non avrà un seguito legislativo. Bisogna sempre fare attenzione, perché il confine tra prevenzione e repressione da un lato e controllo dall'altro, un confine secondo me molto labile. È vero che forse serve una tutela rispetto alle fake news, probabilmente sì, rispetto ad alcune categorie, sono categorie molto difficili da definire. Ci rientrano notizie probabilmente false, ma che non hanno nessuna conseguenza, ma non offendono nessun bene giuridico. Ci rientrano delle notizie false che, in quanto tali, offendono anche dei beni giuridici. Pensiamo alle notizie false relative, per esempio, alle pratiche mediche, quelle sì possono avere delle conseguenze giuridiche, forse di un intervento si può pretendere. Ma ritenere che per un obiettivo di tutela si debba rivalutare quelle condizioni che hanno governato il governo da diverso tempo la responsabilità di questi soggetti, secondo me è un'operazione molto pericolosa. Quindi dire Facebook, Google fanno business indicizzando anche le fake news e riproponendole, a mio avviso è un'operazione molto, come dire, mistificatrice per certi versi, che fa troppa semplificazione. Questo è sicuramente un dato che mi piaceva toccare, perché questo non è stato menzionato se non collateralmente. Dico solo una cosa sul regolamento Agcom. Mi sembra che il dibattito sul regolamento Agcom riproponga il problema di una retorica, di una visione retorica dei diritti in gioco. Ben inteso, il regolamento Agcom è stato scritto in modo probabilmente poco ponderato, senza valutare appieno, forse, nonostante i pareri di 8 costituzionalisti e altri giuristi, quali fossero le implicazioni. È un meccanismo, abbiamo detto, di public enforcement che aiuta, funziona molto bene, che sono d'accordissimo, io l'ho anche difeso nell'articolo scientifico. Si è detto incide sulla libertà di manifestazione del pensiero. Io credo che qui il problema sia più quello che accennava il professor Bambino, cioè la presenza di un'autorità che esercita un potere regolamentare non chiaramente codificato dalle norme giuridiche, più che offendere la libertà di manifestazione del pensiero. C'è un problema quindi di legittimazione, tant'è che anche la Corte Costituzionale è intervenuta su questo problema e, pur evitando complicazioni eccessive, ha inserito un obiter dictum nella sua sentenza, è abbastanza raro che si ricorra a sentenze di civiltà, ma questo è il caso. E lo ha detto. C'è un problema giuridico, però da qui a pensare che uno strumento come questo che funziona, che è efficace, che porta sostanzialmente a eliminare che cosa? O contenuti puntiformi che violano manifestamente il diritto d'autore, oppure quelle grandi piattaforme che sono semplicemente dei collettori di file torrent, o delle piattaforme come Pirate Bay, a oscurarli, a rendere più accessibili. Pensare che questo strumento sia una offesa, e che un'offesa alla libertà di espressione e alle sue ragioni, secondo me è un po' sbagliato, è un'affermazione che è stata ripetuta spesso in un dibattito molto acceso, secondo me porta un carico di retorica di cui si dovrebbe sgravare e che credo che funzioni.
funzionamento in concreto di questo strumento che non pare che abbia finora fatto vittime o abbia ucciso nessuno, confermi che forse era un dibattito un po' sovraccaricato. Grazie. Grazie Marco Passini, prego, Gian Giacomo. Sì, per concludere, non esiste uno strumento alternativo al diritto d'autore. In questo momento non esiste, non c'è, non è ipotizzabile. Il diritto alla privacy appartiene ad un altro ambito, su questo non ci sono dubbi. Se non esistesse il diritto d'autore, i soggetti sarebbero ancora più a mercé di determinati operatori. Però è necessaria anche una visione di insieme in questo momento, di sistema. Perché questo? Non mi preoccupa ad esempio della lavatrice di cui si diceva prima, la pubblicità profilata della lavatrice. Il tema è che mi verranno, c'è il rischio che se dovessero cambiare certi operatori dominanti, chi guida certi operatori dominanti, è che mi verranno riproposti sempre determinati contenuti e sarà sempre più difficile cambiare idea. Quindi c'è anche un tema di libertà di informazione. Per questo secondo me è molto, molto positivo, è molto positiva l'indagine congiunta di, guarda caso, autorità antitrust, garante privacy e ARCOM proprio sul tema del big data. Perché quello che ho visto in questi anni di lavoro è che talvolta il nostro legislatore e i nostri regolatori tendevano piuttosto, mentre guidavano, a guardare indietro piuttosto che a guardare avanti. E qui è veramente necessario guardare avanti e seppur sotto il profilo, diciamo così, scientifico, stiamo parlando di discipline che sono anche molto lontane, non possiamo più permetterci di non avere una visione di insieme. Questo è un momento fondamentale e se io lavoro moltissimo sull'intelligenza artificiale, proprio anche sotto profilo professionale, tutti i giorni mi occupo quasi di intelligenza artificiale. Gli strumenti li abbiamo, come ho detto prima, anche la responsabilità, anche nel codice civile c'è la responsabilità del proprietario dell'animale, la responsabilità del maestro, la responsabilità del genitore, che si lega moltissimo a temi di intelligenza artificiale. Perché dico questo? Perché stiamo andando in questa direzione, gli strumenti giuridici ci sono, ma se non c'è la visione e se non c'è un governo di questo sistema, rischiamo moltissimo. Sì, grazie Avvocato Livi. Io chiedo al professor Campino se se la sente di tirare le fila un po' di questa tavola rotonda. Prego. Beh, forse è un po' presuntuoso tirare le fila perché deve essere stato veramente un dialogo di assoluto interesse dove ognuno dei punti di vista è riuscito veramente a far emergere, potrei dire, l'afflato umano con cui ha riportato all'uditorio il suo pensiero, perché sia la posizione del garante europeo sul dossier costituzionale, chi sta sul campo, il rappresentante di Google, che non è Google, perché ogni volta che ci ritroviamo ai convegni c'è Mr. Google, in realtà grazie a cielo Google poi siamo un po' tutti noi, siamo permeati da Google, qui poi c'è un importante rappresentante che un po' ci racconta da di dentro quelle che sono le loro linee, ma anche noi involontariamente, inconsapevolmente siamo Google, perché Google è ormai diventata una moda, un costume, un modo di essere, un modo di ragionare. Quindi, e allora da questo punto di vista scomodo per le conclusioni forse due categorie che in qualche modo sono state evocate anche dall'ultimo intervento, che sono quella della democrazia e della bellezza. Il tema della democrazia, che è il tema poi dell'intelligenza artificiale, che ognuno vale uno, che a un certo punto chissà, forse un giorno saremo tutti eterodeterminati da un'intelligenza che ci farà tutti uguali, tutti consumatori, tutti utenti, non nella diversità, che invece noi auspichiamo che ci sia sempre. E certo, è un tema affascinante, perché certamente, tanto più che ci sono movimenti politici che acquisiscono il consenso attraverso la rete, tanto più ci dobbiamo chiedere se effettivamente quella sia una modalità di partecipazione democratica
che poi porta nel mondo reale, perché poi a un certo punto quei partiti che magari raccolgono il consenso nella rete, e quindi sì con algoritmi, sì con persuasione, sì con meccanismi che sono molto legati al marketing, perché è chiaro che un conto è il dibattito, la discussione, il confronto, un conto è viceversa stare un po' passivamente, leggere delle cose, e allora c'è un tema di costruzione della comunità del futuro. Quindi è una segnalazione molto interessante, è una segnalazione anche che va fatta con grande trasparenza. Adesso l'ex garante della privacy ci presenterà un volume proprio sulla intelligenza artificiale nel prossimo mese, e evidentemente se lui ha sentito da ex garante della privacy la necessità di partecipare alla curatela di questo volume, e vuol dire che il tema ci sta, perché non è un quisque del popolo che a un certo punto racconta qualche cosa di apocalittico, no, è uno che sta sul campo, ha incarnato l'istituzione, tra l'altro alla fine costituzionista, quindi c'ha questa percezione. Quindi io ascolto e mi metto in posizione di chi non vuole essere appunto acritico e in qualche modo indifferente, ma vuole a questo punto cogliere la realtà. L'altra parola è bellezza, è perché bellezza è il diritto d'autore, tradizionalmente, o bellezza significa anche una cosa brutta, cioè bellezza significa suscitare nell'originalità una reazione in qualcuno, è bello anche qui, anche le cose brutte hanno una loro bellezza da un punto di vista comunicativo, artistico, del talento espresso, non è che bellezza significa, perché i canoni sono ovviamente difficilissimi nel diritto d'autore di riconoscere, tant'è che l'originalità non si è ancora mai se quella cosa effettivamente ha un pregio o non ha un pregio. L'originalità è il fatto che qualcuno per la prima volta ha espresso qualcos'altro che non era stato fino a quel momento rappresentato, no? Quindi questo è un po' il concetto di bellezza. Ma il concetto di bellezza dentro le nuove tecnologie oggi rischia di subire un depauperamento, e cioè ricordiamoci, io lo dico sempre, l'Italia c'ha il più grosso patrimonio culturale del mondo. Anche la Grecia c'ha tante belle cose, eppure sta dove sta dal punto di vista dello sviluppo economico. Le tecnologie evidentemente sono uno strumento formidabile per portare l'attenzione del mondo intero, una cosa nostra, proprio che ci caratterizza. Ovviamente per fare questo c'è bisogno di formare persone, giovani, studiosi, studenti, un po' tutto il comparto, per intanto conoscere fino in fondo la nostra cultura, il nostro patrimonio, e poi fare quella bella mediazione con l'apparato tecnologico e consentire di raccontarla all'esterno con le tecnologie. Invece oggi abbiamo che c'è il patrimonio, si digitalizza, si mette online, ma manca l'interprete, manca colui che dà il lettore, un po' quella che la guida che ci porta nei musei meravigliosi che abbiamo. E quello è uno scenario di sviluppo incredibile che non possiamo fare solo noi. Allora chiudo. Perché ho preso il Corriere della Sera? Perché questa è l'immagine di cosa significa oggi essere quel corpaccione che sta con le tecnologie e non sta invece dentro i contenuti. Questa è una gondola a Venezia. Chi di voi è andato a Venezia sa quanto costa andare in gondola? Centinaia di euro per farci un giretto di 5 minuti. Quindi dentro la gondola tu entri dando tutte quelle centinaia di euro. Perché? È perché sei immerso in un paesaggio unico, cominci a vedere i palazzi dal basso, i canali, ecco, qui c'è un gruppo di turisti che dentro la gondola, dove hanno speso centinaia di euro, stanno con lo smartphone incollati a guardare lo smartphone. Che significa questo? Che abbiamo perduto il senso di bellezza. Non ci affascina più, perché se uno sta là dentro, pagando, e invece quei 5 minuti li spende, guardate che eclatante questa roba, saranno tutti a comunicare dentro una gondola. Questa è la società di oggi, la società postmoderna. Questo va recuperato, questa roba qua. Il turista non ci può permettersi, è offensivo se dentro quella gondola, in uno degli scenari più belli del mondo, è affascinato dal suo smartphone, che non credo che vede le opere digitalizzate là dentro, starà chattando con qualche amico. Allora, o si ha piena consapevolezza di questo mutamento culturale, oppure è vero che il diritto d'autore è l'unico strumento, ma è uno strumento vago e irrilevante, perché la cultura evidentemente sta andando in un'altra direzione. Quindi la segnalazione, Corriere della Sera di oggi, peraltro riportato anche da altri giornali, ma qui c'è Cazzullo, che è sempre molto simpatico, fa comunque un dipinto di quella che evidentemente è per noi un'aberrazione, eppure probabilmente accanto di gondole così ce ne sono centinaia ogni giorno di persone che, rapite dallo smartphone, trascurano la bellezza
di un'opera d'arte che è unica al mondo come la città di Venezia. Grazie. Grazie a tutti, ringrazio i relatori, ringrazio il pubblico, ci vediamo tra poco. Grazie.